La dottoressa è arrivata regolarmente all'orario prefissato intorno a mezzogiorno, assistita dai suoi legali, e poi tornata da noi facendo presente che l'audizione è stata rimandata, data da destinarsi, per delle pratiche giuridiche che evidentemente non sono state ben tenute in considerazione da parte dell'ordine medico, e quindi è colto in fallo. Quindi questa è già una buona notizia. Ecco, sbaglio o è invece un prendere tempo per non sapere da che parte sbattere? Beh, questo sicuramente è un voler prendere tempo, anche perché conoscendo le contestazioni che sono attivate nei confronti della dottoressa, posso dire che sono veramente molto futili. Addirittura le viene contestato un link di una pagina di un sito che è Autismo e Vaccini, dove scrivo anch'io, oltre ad altri colleghi infermieri e medici che preferiscono rimanere nell'anonimato, e addirittura è stata fotografata una pagina di questo sito con scritto chi siamo, cioè praticamente appare il sottoscritto, appare la dottoressa, appaiono il dottor Montanari ed altri autori e ospiti di questo sito, quindi credo che non ci sia assolutamente nulla di assimilabile a un reato contro la scienza medica. Ecco, sul chi siamo lo sappiamo perfettamente e ne siamo davvero onorati di poter collaborare con voi. So che le vostre mobilitazioni comunque non cesseranno qua. Assolutamente no, anche perché se proprio vogliamo vederla, questo è un primo round che va a favore della dottoressa, poi non sappiamo cosa aspettarci, anche perché ci sono delle scelte politiche dietro a queste richieste di radiazioni dei medici. C'è da ricordare per esempio che la dottoressa è impegnata nelle cause in tribunale a sostegno delle famiglie che ritengono di aver ricevuto un danno vaccinale nei propri figli, quindi è facilmente individuabile la sua persona e cercano anche di zittirla con metodi poco civili. Spero che il tutto si risolva per il meglio, sia per me che per altri miei colleghi che si dovessero trovare in questa situazione. L'importante è sottolineare che il medico ha sì bisogno di essere libero, ha bisogno anche di istituzioni che siano a loro volta liberi da condizionamento.